Cari ascoltatori, ai nostri microfoni by Nightroom, avete già sentito parlare diverse volte di counseling, però magari ci è sfuggito qualche cosa, quindi ne parliamo approfonditamente insieme a Roberta Frate. Lei è un counselor e soprattutto ha un orientamento diverso. Quale orientamento ha? Non si parla di orientamenti, si parla in questo campo. Ciao Roberta Frate, benvenuta. Ciao, grazie. Buonasera. Buonasera. Allora, come ho detto all'inizio, tu sei una counselor con quale orientamento? Sì. Orientamento analitico transazionale, diciamo che è una teoria psicologica alla quale mi riferisco, perché secondo la mia esperienza la trovo veramente efficace per gli interventi di counseling. Che poi affronteremo più in là, invece io adesso vorrei fare un passo indietro, quindi parlare un po' delle origini del counseling, come nasce, quando è nato. Sì, infatti direi che questa professione, questa attività è relativamente nuova in Italia e forse neanche troppo ben conosciuta. Le origini, se vogliamo, da quando l'uomo è al mondo, no? Proprio le azioni di porre ascolto, incoraggiare, sostenere qualcuno nella propria attività o nelle proprie difficoltà, diciamo che erano azioni alla base delle relazioni umane. Quindi diciamo che il counseling esiste da sempre. Possiamo però identificare un momento importante in cui questa attività si è trasformata in professione vera e propria, proprio con l'avvento della psicologia umanistica in America negli anni 50. Carl Rogers, che era uno psicologo, psicoterapeuta, postulò proprio questo tipo di psicologia interamente centrata sulla persona, quindi l'attenzione all'essere umano. Con la psicologia umanistica e poi negli anni 70 con tutte quelle teorie aziendali per diciamo la formazione delle risorse umane, diciamo che sono cominciati a nascere questi centri di consulenza, quindi lo individuerei proprio in America negli anni 50. Quindi nasce in America, con l'eco è arrivato in Italia, sta arrivando, si sta espandendo, e quali sono i campi di applicazione del counseling? Sì, dunque, sono diversi i campi di applicazione. Diciamo che fondamentalmente il counseling come attività è un processo relazionale tra il counselor e il cliente. Il cliente viene sostenuto, incoraggiato, aiutato a trovare soluzioni ai propri problemi. Il percorso di counseling parte dall'individuazione di un obiettivo e durante appunto questo processo il counselor facilita il cliente nella conquista di una propria autonomia decisionale, consapevolezza del sé, dei propri comportamenti, e lo sostiene in tutte le azioni e le decisioni da intraprendere per affrontare una determinata crisi. Di conseguenza il counselor si può applicare sia nel campo delle difficoltà, se vogliamo, relazionali, individuali, ma anche in campi organizzativi ed educativi. Ecco, questo è il cliente del counselor. Invece quale sarebbe per il counselor il cliente ideale? Il cliente ideale per il counselor è proprio colui che ha desiderio di intraprendere un percorso di miglioramento, ok? E il cliente in realtà può essere una persona, può essere una coppia, può essere un gruppo, una squadra sportiva, un'organizzazione, il team di un'azienda nel campo appunto del counseling organizzativo. Quando è un individuo, è chiaro che l'individuo si rivolge al counselor perché individua un'area di disagio. Ovviamente l'intervento è su un disagio, un problema, un impasse, chiaramente non di carattere psicopatologico. Il counselor non entra in disturbi psicopatologici, questo è molto importante da sottolineare. Infatti una cosa anche da dire e forse da approfondire è proprio la differenza tra il counseling e la psicoterapia, perché molti, sentendo parlare comunque di questo tipo di approccio, potrebbero subito collegare le cose. In realtà sono cose distinte. Perché? Sono cose distinte perché lavorano entrambe ovviamente sul aspetto esistenziale, psicologico, sentimenti, pensieri, emozioni, no? Sono comunque parte della psicologia dell'essere umano, ma su livelli diversi. La psicoterapia si occupa di disagi, disturbi a livello intrapsichico, per cui si occupa di curare, sanare delle ferite, dei traumi, si occupa di fare analisi e di trasformare, appunto,
appunto di trasformare questi disturbi. E lì anche la differenza di chiamare pazienti chi è lo psicologo, psicoterapeuta, invece il cliente, il counselor. Sì. Il counseling lavora su un livello diverso. Lavora a livello interpersonale, non intrapsichico, e quindi lavora proprio su tutte quelle che sono le caratteristiche, i comportamenti nelle relazioni. E qui forse mi collego all'analisi transazionale, la teoria che ho citato all'inizio. Che brava! T'anticipo! Quindi, come mai lo stai ricollegando? Lo stavo ricollegando perché lavorare a livello personale, quindi, no? Di quelli che possono essere percepiti come disagi, momenti di blocco proprio nella propria vita, dipendentemente dalle relazioni, perché abbiamo detto all'inizio, l'essere umano si sviluppa nel sociale, nelle relazioni con gli altri, e l'analisi transazionale è una teoria psicologica, anche questa profondamente umanistica, di derivazione freudiana, che nasce anche questa insieme alla psicologia appunto umanistica nella prima metà degli anni 90, fondata da Eric Berne. Il fondamento dell'analisi transazionale è individuare le caratteristiche di un individuo sulla base dei suoi comportamenti osservabili in relazione ad un altro. Quindi tutta colpa di Freud. In parte sì, possiamo dire tutta colpa di Freud, possiamo... Ovviamente in modo positivo, perché ha sempre tirato fuori teorie che poi ancora vengono discusse nel tempo, e ogni volta si trova qualcosa di nuovo, di diverso, sia da Freud come da tanti altri studiosi dell'antichità, che sono ancora presenti come se fossero con noi oggi, perché sono più attuali che mai. Assolutamente sì. Allora Roberta, nel caso in cui fossero interessati e volessero te come counselor, volessero anche semplicemente parlare privatamente con te, come possono fare a contattarti? Io sono certa che voi potrete comunicare il mio numero di telefono, la mia email roberta.frate@email.it. Il numero di telefono, diciamo 371 3507 302. Certo, sì. E poi c'è l'email roberta.frate@email.it, ma per chi sta guardando il video, insomma, oppure per chi ci sta ascoltando, poi può andare sulla nostra pagina Facebook, condividere e vedere il video di nuovo, per magari è sfuggito qualcosa, oppure il numero che poi sotto al video lo potete trovare. Io ringrazio Roberta Frate per essere stata qui con noi, grazie. Grazie a te.